0 a 0 il risultato, ma 5 sotto 0 la temperatura, aggravata da raffiche di bora a 60 km all'ora. 5.000 tifosi hanno sfidato il clima polare dello stadio di Valmaura e gli atleti, anche senza segnare dei gol, ripagano tanta passione impegnandosi a fondo nell'incontro che ha avuto alterne fasi equilibrate. Pur trattandosi di due squadre composte da molti atleti giovani, tanta vivacità è forse maggiormente dovuta al timore di restare assiderati, mentre il continuo moto favorisce un po' di riscaldamento. I due portieri, Pin del Sampdoria e Soldan della Triestina, si esibiscono in una serie di ottime parate, anche se le loro mani, intirizzite dal gelo, non possono bloccare spesso la palla e si limitano a deviarla. Nella ripresa i triestini appaiono lievemente superiori ai tenaci avversari, che però resistono bene agli intensificati attacchi, anche perché su tutti si eleva la bravura del portiere Pin, autentico diavolo in nero fra i suoi pali inviolati. Pure accanita, la partita si svolge senza una scorrettezza e il compito dell'arbitro viene facilitato dalla cavalleria degli atleti. Alla fine, tutti contenti per la certezza dell'imminente incontro col termosifone e una buona tazza di tè bollente.